La tromba è uno strumento che risale a moltissimi anni, addirittura alla preistoria, perché si trovano dei reperti in determinati musei e disegni che vedono certi strumenti. Ovviamente non erano sviluppati nel modo in cui usiamo tuttora la tromba, ma addirittura pare che il didgeridoo, che è uno strumento usato dagli aborigeni nell'Amazzonia, sia forse l'antenato della tromba. Comunque, senza fare la storia della tromba, che è abbastanza lunga nel tempo, questo strumento ha avuto uno sviluppo molto importante dalla prima metà dell'Ottocento in poi, quando sono stati inseriti nei tubi che costruiscono lo strumento, queste valvole, questa è fatto con i pistoni, ma ci sono anche dei cilindri, comunque sono valvole che deviano l'aria per far sì che possa, oltre che avere tutti gli armonici che sviluppa il tubo stesso, ma avere anche la possibilità di sviluppare i semitoni, tra un armonico e l'altro. Dunque, lo strumento è uno strumento molto duttile, diciamo, perché può essere usato per dei richiami addirittura militari o delle cose anche molto dolci, per creare delle melodie molto dolci. E venendo al periodo nostro, ai primi del Novecento, così, nell'ambito della musica jazz, ha avuto uno sviluppo importantissimo. Tant'è vero che ci sono moltissimi jazzisti che hanno dato un'impronta importante allo sviluppo del linguaggio jazzistico. Uno di questi, Louis Armstrong, per non far nomi, no? Che usava lo strumento prettamente con lo strumento aperto. Questo che avete sentito è il suono dello strumento aperto, però molti musicisti hanno sviluppato anche l'uso di determinati aggeggi che chiamiamo solitamente sordine, tutto questo per modificare e cambiare un po' anche la timbrica dello strumento. E nell'ambito del jazz ha avuto molto sviluppo, esempio, un tipo di sordina che adesso vi farò vedere. Davis l'ha usata moltissime, moltissime volte in molti brani che lui ha usato. Appunto, dicevo che Davis ha usato in molte situazioni proprio per creare un'atmosfera molto, molto surreale, molto leggera, così. Un'altra sordina che è stata usata moltissimo nell'ambito della musica jazz è una sordina che vuol avvicinare il suono della tromba alla voce umana. E si chiama wah-wah. Un'altra sordina che è stata usata in moltissimi brani da Dizzy Gillespie, esempio, è la cap. La sordina cap, che ha un suono molto più scuro e molto più intimo. Per chiudere, lo strumento è voi direte,
chiedete all'oste se ha il vino buono, vi dirà sempre di sì. E suonando questo strumento io voglio dire che è una cosa meravigliosa, anche se ha bisogno di molta assiduità e di molto studio per poter arrivare a ottenere dei buoni risultati. Però con tanta volontà ci si arriva.